Questo glielo diciamo. Ma non era in ferie. Beh, così è un figo, eh. Così è un figo. Così è un figo. Sei... Oh! Sei uno spettacolo, cazzo. Dove cazzo trovi quelle cose qui lo sai solo te, figa. Questa è una figata. Ma solo te. Già per veicolo lungo già è tutto da dire. La tasca lì già fa spettacolo da sola. Sembri quando guardavo da 40 anni. Quando guardavo Pippi Calzelunghe, che c'era suo nonno, preciso, non c'aveva questo elettronico, aveva la razza. Il mio è questo. Ascoltami, se no è inutile, no, non abbiamo documenti dopo. Dobbiamo documentare tutto. Oh, mi devi spalmare la crema, eh. Mi devi spalmare la crema di farmi il cambio, ci ho ancora addormentato dopo è stato domenica, eh. Figaro, chissà che cazzo ho schiacciato qualche nervo strano, nervo dell'intelligenza. Sulla tua zona, non ti ricordi che mi avete tirato su, Figaro? Che lo zaino mi ha attutito il colpo della schiena, ma ho preso il ceppetto, quello alto così, qua, che c'avevo dentro le vespe. Invece, cazzo, dove è schiacciato qualche nervo, si è addormentato, non si è svegliato più, Figaro. Porca miseriazza, oh. Mi sa che te mi gufi un po', non sono io, eh. No. Mi sa che sei te, che mi gufi un po'. Dai, appena ti fermi si vede. Tagliare. Bravo Marco! Bravo, numero uno. Scusa, dovevo dirglielo. Una tenuta così. Ascoltami, Marco, io non so. Sarà quello che è. Ma dove cazzo va a prendere la roba che ci si mette? Ascolta, io vedevo Pippi Calzelunghe, suo nonno era vestito uguale. 40 anni fa il nonno di Pippi Calzelunghe c'era sulla stessa tuta, cazzo. Con la taschina che ho scritto solo per veicoli lunghi. E dai, quando c'è da dire c'è da dire, eh. Non possiamo fare il contrario. Dai, l'ultima bestemmia, così vai anche tu su YouTube. Ma lui sì. Ma te lui... devi finire che bestemmia quando mi facevi il coglione, non ce l'ho di vizio. No, quello non è un vizio. Lui ha detto, Spampi è un mito. Tre parole, due bestemmie. Quando è incazzato non ce n'è per nessuno. No, ma lui infatti non è. Ma quando è in zona che o gli fai una stupidata, o gli fai la cosa, lì se si inferocisce. Oh. Non capiscono un cazzo, faglielo capire, non è facile. E quando c'è da fare con tre stronzi. Come? Anche di più, anche di più. Come diceva il Bismara, danna snitte, tira mica per un cavallo. È inutile che sta seguito. Anche che arriva, va, arriva il tuo soci. Arriva. Questo qua è un cavallo da guerra, Fagli vedere subito l'attrezzo rosso. Guarda che attrezzo rosso che c'è lì. Sì, voglio dare una cucina a tua moglie questo qua. Quello è per ammazzare il maiale. Ce l'ho più grosso, Lele, in negozio. Tutto di ferro enorme, grosso. Qua su, tagli giù anche una robinia con quello. Dai, cambia qualcuno. Vabbè, non va più. Questa qua non vuole andare. Oh, gli ho detto ieri, abbiamo caricato la macchietta. Caricali tutti. Ma no, non viene nessuno. Sì, oh, povera te. Con i tempi di ognuno, ma arriviamo. No, c'è il suo 7-8. Lui ha già fatto tutto perché è cotto come una pera a furia di pizza a macchinetta. Vabbè, io gli ho dato il malacodo che non ne potevo più. Vai, sono là. Un'accetta di sicurezza. No, accetta, non si sa. Dobbiamo ammazzare solo. Dobbiamo già accettare molta altra gente, non ci serve. No, guarda, non quello lì, quello lì fa finta di non vederlo. No, Cifo, lascialo. Guarda che c'è la tuta del nonno di Pippi Calzelunghe, lascialo stare. Guardalo bene, quando arrivi lì non ridergli in faccia, Non ridergli in faccia. Vai di lì, vai lungo il camion. 2 minuti che lavora, gliela tiri via e poi sto contento. Ti manca del colmo, eh. Pensa di andare non andare più. Ma la benzina è dentro? No, madonna, è arrivato. Qualche sia mica Pietro, eh. Sia mica il coso, eh. Basta, non sputtariamoci di più, basta. Io, okay.